Mi prendo 5 minuti anch'io, ringraziando ancora tutti per dire due piccole cose prima di dare la parola a voi per gli interventi. Due cose che vorrei concentrare su un punto molto specifico, non per ragioni oggettive, ma perché mi pare l'unico nel quale posso non essere necessariamente ripetitivo di cose altrui, che riguardano la persona di Barack Obama e alcune sue caratteristiche ed anomalie. E nel 1978, diceva un sociologo francese, Gilles Kepel, Dio si era preso una rivincita, aveva scritto un libro che si chiamava La Revanche de Dieu, esattamente su questo, dicendo che dopo gli anni del secolarismo, mandando un battista alla Casa Bianca, un praticante, un osservante al governo dello Stato di Israele, un polacco in Vaticano e l'Ayatollah Khomeini in Iran, Dio si era preso una bella rivincita. Allora, adesso è difficile dire se in questi anni Dio si sia preso da rivincita, però due o tre cose con le quali divertirsi le ha fatte. Un tedesco in Vaticano non c'era mai stato, un ebreo all'Eliseo non era una cosa facilmente immaginabile e un nero alla Casa Bianca corona il cerchietto. Un nero che, come diceva giustamente Tiziano Buonazzi prima, ha scelto di esserlo. Non è un rappresentante della negritudine americana, è un rappresentante dell'immigrazione africana studentesca negli Stati Uniti, è un figlio dell'Erasmus, Barack Obama, da un punto di vista strettamente tecnico, che però ha scelto una sua affiliazione e ha scelto una affiliazione non solo di carattere, diciamo così, etnico, ma anche ha scelto una filiazione religiosa che mi sembra di grande importanza. Barack Obama, fra le tante novità che rappresenta un caso non frequente e in età moderna non tanto normale di apostata. Barack Obama è nato in una famiglia musulmana, è stato cresciuto come musulmano ed ha scelto di diventare cristiano. Dal punto di vista della religione del padre, rappresenta una forma di apostasia pura e semplice, di una certa gravità, di una gravità della quale lui stesso mi sembra sia la persona che è più consapevole di tutte, anche se su questo ha fatto una sintomatica gaffe in un'intervista televisiva durante gli ultimi mesi della campagna elettorale. Obama viene letto molto come una grande alternativa rispetto alla politica di Bush, e questo è senz'altro vero. La cosa in cui non è molto alternativo è invece il tipo di mood religioso dal quale emerge. Obama è stato per molti anni, fino a maggio di quest'anno, un membro di una chiesa, diremmo di una parrocchia forse più che di una chiesa, comunque della Trinity United Church of Christ di Chicago. Una chiesa che appartiene ad un blocco di chiese congregazionaliste, la United Church of Christ appunto, è nata nel 1931 con una prima serie di fusioni fra una tradizione calvinista e una tradizione più puramente calvinista e una tradizione più puramente presbiteriana, e poi diventata un'associazione, la United Church of Christ per l'appunto, nel 1959 con una professione di fede riconosciuta dalle chiese, fra le quali c'era anche la Trinity Church of Christ di Chicago. Nella professione di fede del 59 della United Church of Christ c'è una frase che mi ha colpito, perché nel credo che viene approvato dai membri della congregazione c'è scritto che l'Eterno giudicherà gli uomini e le nazioni secondo la sua giusta volontà dichiarata attraverso i profeti e gli apostoli. E questa dichiarazione di fede del 59 fa parte dell'elenco delle sette cose necessarie per far parte della United Church of Christ, che sono il simbolo degli apostoli, il credo di Nicea, il catechismo di Heidelberg, il piccolo catechismo di Lutero, il Kansas City Statement, quello dei congregazionalisti del 13, il catechismo evangelico del 27 e appunto la dichiarazione di fede del 1959. Questo per dire che Obama, oltre ad avere scelto di essere la persona che è, ha anche scelto di appartenere ad un'esperienza religiosa, adesso arriviamo anche lì, ha scelto di appartenere ad un'esperienza religiosa che sarebbe quanto mai improprio, come dire così, sinistrizzare.
nel senso che appartiene esattamente al mood fondamentalista della predicazione battista, violentemente antipapista, rigoroso sul piano dell'esegesi biblica, ma con una eccezione, cioè l'eccezione rappresentata dalla dottrina morale della United Church of Christ. Perché la United Church of Christ, cosa sulla quale c'è tutta una polemica interna al congregazionalismo molto, molto forte, la United Church of Christ adotta in materia di morale e soprattutto per quello che riguarda il matrimonio omosessuale e l'ordinazione al pastorato degli omosessuali una politica molto aperta. Vengono celebrati nella United Church sia i matrimoni gay sia i matrimoni lesbici e vengono ordinate pastore e pastore sia degli eterosessuali che degli omosessuali. E questo è un elemento molto importante perché tanto quanto la sua parrocchia, non la sua chiesa, ha rappresentato un elemento di imbarazzo nella campagna elettorale, e la sua chiesa ha rappresentato un elemento di forza della campagna elettorale di Obama. La parrocchia ha rappresentato un problema perché il pastore della Trinity Church, il pastore Wright, era stato un membro del movimento di liberazione nero nel senso più classico del termine, aveva usato delle espressioni molto forti in tema di rivendicazione della blackness come caratteristica di superiorità, che d'altronde appartenevano anche in parte alla sua stessa chiesa nel senso più vasto. Prendendo le distanze da questo, Obama ha fatto uno dei discorsi più belli, secondo me il più bello di tutta la campagna elettorale a Filadelfia, marcando una differenza con il suo pastore e dichiarandosi dimissionario dalla Chiesa, dalla Trinity Church nel maggio di quest'anno, prima della campagna, ma è rimasto come fedele della più grande congregazione della United Church of Christ, nella quale alcuni degli elementi importanti di questa sua scelta di blackness sono molto forti. La United Church si definisce nella sua dichiarazione fondamentale con due espressioni molto divertenti, e cioè dice che la congregazione è unashamedly black, unapologetically Christian, non si vergogna di essere nera e non si scusa di essere cristiana, non si vergogna di essere nera e non si scusa di essere cristiana, e ha una fra i propri punti fondamentali di pratica cristiana un impegno non negoziabile per l'Africa, e un impegno all'educazione storica del popolo africano nella diaspora, alla liberazione, alla restaurazione e alla parità economica. Tutti temi che hanno giocato in un modo o nell'altro dentro la campagna elettorale di Obama, non come punti programmatici di tipo politico, ma come grandi temi evocativi. Obama ha la ritmica della predicazione della sua chiesa, il suo discorso al passo predicatorio, ha questa sua capacità evocativa molto forte che lui ha saputo giocare non per allontanare qualche parte di elettorato che gli era o ostile o semplicemente diversa, ma l'ha usata esattamente per attrarre in maniera, se permettete il termine, confusionaria dei consensi. Mi ha molto colpito la cosa che avete detto tutti quanti questo pomeriggio, e cioè che adesso vedremo cosa accidente farà Obama, ma non su dei punti secondari, sui punti capitali di quella che è la collocazione degli Stati Uniti d'America, nella sua consapevolezza interna, sullo scenario internazionale, sul piano militare, sul piano economico. Questo vuol dire che il ragazzo è stato molto molto bravo, perché è riuscito a creare un consenso attorno a sé che esattamente su questi elementi di ambiguità ha giocato. Ci ha giocato appunto con l'abilità di un predicatore, perché anche le sue dimissioni dalla Trinity Church sono molto significative, perché arrivano quando proprio non poteva più non dimettersi, cioè lui ha partecipato per molto tempo a questo mood che lo esprime, che in un certo senso è qualche cosa che assomiglia a quello dal quale usciva il presidente Bush. E cioè un mood religioso per noi molto difficile da interpretare in Europa, perché non ci appartiene, che è un mood congregazionalista,
e quindi nel quale il rapporto fra il singolo e la propria comunità, l'autenticità del singolo verso la comunità concreta alla quale appartiene, è estremamente forte, che ha un carattere di fondamentalismo biblico che, anche se viene giocato su in senso liberal, sul piano della morale matrimoniale soprattutto, rappresenta pur sempre un modo di cavarsela rispetto all'obbligazione della legge positiva, così come la intendiamo in una certa parte di Europa, e soprattutto introduce e continua a mantenere all'interno della politica americana un elemento di tipo sovrastorico, un elemento di tipo mistico, un elemento di tipo pentecostale, per l'appunto, nel quale lui è perfettamente inserito e che secondo me sarà una cosa da non dimenticare. La Chiesa alla quale Obama appartiene, la United Church of Christ, aveva fatto, dopo il suo sinodo del 2004, una grande campagna di propaganda per il church brand, per il marchio della propria chiesa, che aveva un refrain molto interessante, perché diceva "Never place a period where God has placed the comma", non mettere mai un punto dove Dio ha messo una virgola. E forse questa è anche la chiave di questo passaggio della presidenza, che rispetto alla carriera di Barack Obama è in un certo senso anche questo una virgola. Qua mi fermo, vi do la parola per delle questioni se ci sono.